La bellezza ritrovata è il titolo della mostra fotografica protagonista della quarta edizione del Festival Cultura e Libertà, quest'anno dedicato al tema dell'amore, organizzato dall'Associazione Culturale Vogherese Culturama, che si terrà presso le sale del Castello Visconteo di Voghera e che verrà inaugurata domenica 1 ottobre alle 17:30. Autore della mostra è Charlie Fazio, un fotografo professionista ma anche un vero e proprio poeta della vita. Il suo sguardo, benché tecnico e puntuale come richiede la professione, resta incantato e sensibile, capace di cogliere l'istante nella sua eternità, nella sua perfezione plastica e fugace. Charlie Fazio, ho il piacere di averlo qua con me, buongiorno. Ciao. Per raccontarvi questa mostra però vorrei farvi capire quali sono quei momenti che precedono proprio lo scatto, cioè la fotografia. Immaginatevi di essere in una città della Turchia, il nome è Kilis, è una città turca al confine con la Siria che ormai da tanto tempo, troppo tempo direi, accoglie tutte quelle persone, compresi tantissimi bambini, che scappano dalla guerra della Siria. Là incontrano questo fotografo, Charlie, e Charlie chiede loro di scattare una Polaroid per immortalare la bellezza in quella città, che è un'idea secondo me, oserei dire, quasi rivoluzionaria. Permettimi di dire questo, com'è nata? È nata perché, a parte la mia professione essendo fotografo, mi sembrava riduttivo andare lì con una macchina fotografica digitale, cosa che ormai fanno tutti un po' in giro, vanno in giro queste macchine dove tu guardi il display e finisce lì. Invece l'idea ho pensato alla Polaroid perché questi sono bambini che neanche sanno cosa sia forse una macchina fotografica. L'idea di andare lì e far vedere come nasce una fotografia materialmente proprio, perché nella Polaroid la vedono uscire proprio, no? L'idea di vedere la loro espressione anche nel momento in cui la fotografia si crea, esce, nasce dalla macchina fotografica, mi incuriosiva tantissimo. Quindi il primo pensiero è stato questo: far vedere loro che cos'è la fotografia e come nasce. E poi l'altro scopo era quello di capire cosa questi bambini considerano ancora come bello. No? Dopo quello che hanno vissuto, sappiamo tutti che loro stanno lì da 5 anni circa, in delle case, molti nei campi, nelle tende, nelle tendopoli. Quelli che ho visitato io sono forse tra i più fortunati, che stanno in queste case, che sono poi dei garage convertiti in case. Noi arriviamo lì, portiamo sorrisi, portiamo gioia, distribuiamo dei beni, orsacchiotti, peluche, colori, a parte che i vestiti, insomma, che rinnoviamo il loro guardaroba ogni volta che andiamo lì. Però l'idea di anche di avvicinarli alle arti figurative, avvicinarli a qualcosa di creativo, era qualcosa che mi interessa molto, per cui facendo il fotografo ho pensato di andare lì e far vedere cos'era la fotografia e capire anche attraverso la fotografia cosa loro intendono, che cosa è rimasto di bello dentro la loro immaginazione. Quindi loro hanno fatto queste fotografie, ovviamente coadiuvati da me, perché non sapevo neanche tenere in mano una macchina fotografica, quindi hanno scelto delle cose che poi vedrete nella mostra e che io sto facendo esaminare a una psicologa per avere appunto un giudizio, un resoconto di quello che è la loro visione adesso della bellezza. La mostra verrà ospitata nelle sale nobiliari del Castello Visconteo di Voghera dal 1 al 15 ottobre 2017, sotto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura. Mi ha parlato di arti figurative, di fotografia, il fatto di averli avvicinati all'arte, no? Mi viene da dire che li hai fatti avvicinare in un qualche modo proprio alla bellezza, quella che poi chiedi loro di fotografare, in un contesto dove di bellezza ce n'è ben poca, presumo, no? Sì, ce n'è ben poca, hai detto bene. Tu considera che per loro è bello, è una parete della casa, un quadro appeso al muro, pochi di loro sono usciti fuori a fare delle fotografie, quindi c'è una chiusura mentale ormai, è un proteggersi loro, visto quello che hanno subito. Quindi è molto interessante quello che verrà fuori dallo studio di queste fotografie, secondo me.
curatore della Bellezza Ritrovata è Denis Curti, esperto di cultura fotografica e responsabile di importanti rassegne fotografiche in Italia e all'estero. Il libro catalogo del progetto è introdotto dal contributo di Fabio Geda, uno degli autori più intensi e convincenti del nostro panorama letterario. L'opening della mostra, programmato per il prossimo 1 ottobre alle ore 17.30, sarà impreziosito dal concerto Vento d'Amore di Caballa, ormai uno tra i più stimati songwriters italiani, che vanta prestigiose collaborazioni musicali. Alla Bellezza Ritrovata inoltre verrà dedicato lo spettacolo Parole Note di Radio Capital, in programma il 13 ottobre alle ore 21, un dialogo tra poesia e musica che riscuote sempre più successo nelle sue tournée italiane e che, citando Proust, celebrerà la vita, la vera vita ritrovata nella bellezza di Charlie Fazio e dei suoi bambini di Kilis. Il closing della mostra fotografica, previsto per domenica 15 ottobre dalle ore 20 con un ricco buffet, sarà accompagnato da un racconto d'arte sul tema degli amori non corrisposti, con protagonisti il ballerino della Scuola del Musical di Milano, Marco Stella, ed il sottoscritto Marco Bidone Cignoli. Grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti.